Vediamo oggi la tavola 46, che è la rappresentazione in assonometria isometrica di quanto già rappresentato nella tavola 45 che vedete. La tavola 45 è stata rappresentata in proiezione ortogonale. Sarebbe una rappresentazione schematica dei volumi di un edificio molto famoso, che è l'edificio del Bauhaus, che è stato realizzato da Walter Gropius nel 1900, che è uno degli edifici più importanti dell'architettura moderna. Lo avevamo già realizzato la tavola 45, che era una proiezione ortogonale, in cui avevamo definito bene tutte le varie dimensioni, misure, sia nel PO che nel PV con le varie altezze. La vediamo adesso come procedere per l'assonometria isometrica. Allora, ricordo che l'assonometria isometrica avrà degli assi che sono inclinati di 30 gradi, sia l'asse X che l'asse Y rispetto alla linea orizzontale. Quindi la prima cosa che dovremo fare è quella di ridisegnare con le stesse misure sul PO la pianta, cioè la vista del PO della proiezione ortogonale, esattamente con le stesse misure. Dopodiché conviene suddividere, diciamo così, questa pianta per volumi, cioè per zone, dove ogni zona avrà un'altezza differente. Ricordo dalla proiezione ortogonale che abbiamo un corpo che ha tutto quanto una stessa altezza, tranne questa parte centrale che è scavata sotto, un elemento di raccordo e una parte più alta. Questo è stato già tutto fatto in proiezione ortogonale. Per poter ragionare meglio, ho colorato, diciamo così, questi volumi, ognuno con un colore differente a seconda delle varie altezze. Ricordo che questa parte verde in realtà avrebbe la stessa altezza della parte magenta, l'unica differenza è che sarà sottoscavata, poi dopo vedremo come fare. Allora, questa è, diciamo così, la base su cui lavorare. Adesso dovremo né più né meno che tirare su le varie altezze a seconda di quello che abbiamo già rappresentato in proiezione ortogonale. Allora, ho scritto qui le varie altezze, quindi la parte ciano, che è la parte più in fondo, è la parte più alta dell'edificio, 3,30 cm, la parte blu 1 cm, che è la parte di raccordo più bassa, la parte magenta è 2,50 cm, la parte verde è sempre alta 2,50 cm, ma è scavata di 1 cm sotto, cioè si potrà passare liberamente sotto questo edificio. Allora adesso tranquillamente iniziamo a tirare sulle altezze per ogni zona. Iniziamo con la parte ciano sarebbe celeste. Adesso il ciano sul bianco risalta poco, però ecco, si capisce benissimo. Quindi quella parte ciano ha un'altezza di 3,30, quindi è un parallelepipedo semplice in cui tireremo sulle altezze di 3,30. E passeremo poi alla parte in blu, che è la parte più bassa di raccordo, che è alta 1 cm. E quindi anche qui sarà un semplice parallelepipedo rialzato di 1 cm. Adesso occhio al passaggio successivo perché chiaramente il solido è abbastanza semplice, però disegnando tante linee sopra c'è il rischio di perdersi un pochino, quindi bisogna essere ordinati nella rappresentazione. Allora rappresentiamo la parte ciano, la parte magenta, scusate, che è alta 2,50, sia della parte avanti che della parte dietro. La parte verde la lasciamo un attimino in sospeso perché la faremo successivamente. Eccola qua, anche qui il verde non è che si vede molto. Quindi sopra, diciamo così, il verde va in continuità con il magenta. L'unica cosa che dovremo fare è rappresentare questa linea ad altezza 1 cm, perché poi in realtà il solido vero e proprio è soltanto la parte sopra. Sotto qui ci sarà, diciamo così, il vuoto. Allora, arrivati a questo punto, diciamo che abbiamo rappresentato di fatto il nostro edificio, diciamo con la mina 2H. Adesso dobbiamo incominciare a ripassare gli spigoli con la matita F. In questo caso non rappresenteremo gli spigoli tratteggiati nascosti, ma soltanto gli spigoli in evidenza, perché sennò il disegno sarebbe poco comprensibile. Allora, iniziamo realizzando, ripassando con la mina F, diciamo così, la copertura del corpo più grande. Quindi, ecco, con ordine procediamo ridisegnando tutto l'intero contorno con la mina F. Procediamo quindi a completare l'edificio con gli spigoli che arrivano fino a terra. Occhio a quello che succede qui sotto. Ma qui sotto, siccome il solido è solo per la parte alta, questo dovrà essere rappresentato come solido. Sotto no, per cui questo spigolo di base andrà a, diciamo così, entrare
dentro il solido fino a quando non verrà nascosto da questa faccia qui. Va bene, una volta fatto questo, di fatto abbiamo fatto le cose principali, le cose più importanti, per cui il solido più articolato così è stato rappresentato. Passiamo ancora avanti per rappresentare lo spigolo, il solido basso di collegamento. Ecco, rappresenteremo esclusivamente queste linee perché le parti sotto in realtà sarebbero dovute essere state rappresentate tratteggiate, però abbiamo detto che non lo facciamo per evitare che il disegno diventi poco comprensibile. E poi dopo, per ultimo, rimane da realizzare il corpo più alto. Ecco, in questo modo noi abbiamo di fatto rappresentato il nostro edificio, schematica rappresentazione del Bauhaus di Walter Gropius in assonometria isometrica, in modo che possiamo, abbiamo potuto fare una prova anche su un oggetto architettonico che sarà, diciamo così, l'oggetto a sua volta degli studi che faremo.